in questa unità di apprendimento. Nella rubrica Per usare l'italiano, dare e chiedere indirizzo e numero di telefono. L'avverbio dove. La parola interrogativa quale. I numeri da 1 a 20. Richiamare l'attenzione in modo formale e informale. Scusa, scusi, scusate. Nel vocabolario visivo, la parola piazza. Nella rubrica Vivere in Italia, i cittadini europei e gli stranieri. E ora, benvenuti in Italia! Allora oggi chiedi la cittadinanza italiana. Eh sì, finalmente. Sono proprio contento. Sei in Italia da 10 anni, io da 7. Allora la puoi chiedere anche tu, ma tra 3 anni. Ma è così per tutti? No, i cittadini dell'Unione Europea possono chiedere la cittadinanza solo dopo 4 anni di residenza in Italia. Allora devo aspettare. Senti Su, qual è il tuo numero di telefono di casa? Ho solo il tuo cellulare. Allora, 82. 46971. Mi raccomando, prima fai il prefisso della città. Bene. Tra 15 giorni è il mio compleanno. Vieni alla mia festa? Ma certo. Ma tu dove abiti? In piazza del mercato 18. Bene. Su, devo fare le foto per richiedere la cittadinanza. Ecco la macchinetta. Entra. Ti sei pettinato? Su, non aprire più. Ora devo spendere altri 5 euro per la foto. Ah sì, scusa, Pavel. Sorridi, eh? Ma Su, ora sono 10 euro sprecati. Scusa, scusa. E sistemati la cravatta. Su! Per una foto 15 euro! Ma non sorridi! Basta! Ora faccio la foto! Va bene, non ti disturbo più. Ecco! Guarda la lucetta rossa! Ora sono 20 euro, hai capito? Su, dai, sbrigati! Tra 10 minuti le foto sono pronte. No, tra 5 minuti. Eccole, vediamo. Ma no, fermo! Che brutte, non sei fotogenico. Buongiorno. Scusi? Scusi, signora? Oh, buongiorno, signore. Cosa posso fare per lei? Senta, devo comprare un cellulare. Con l'auricolare, la fotocamera, internet. Ho i parenti lontani. Mio fratello Julius a New York, mia zia Teresa a Londra, poi c'è il cugino Leonard che sta a Parigi. Certo, certo, signore. Allora, ecco un telefono che va bene per lei. Bello, bello. Ma con questo posso chiamare all'estero. Mio nonno è in Senegal e io chiamo ogni giorno per sentire come sta. Poi c'è nonna e poi... No. Per parlare con l'estero è importante la scheda SIM. Lei ha già una scheda? No. Ho regalato il mio telefono e la scheda alla mia fidanzata. Lei è molto chiacchierona. È una brava ragazza, sa? L'ho conosciuta il 13 marzo dello scorso anno. Scusi, signore. Allora vuole anche una scheda SIM? Beh, sì, la scheda SIM è necessaria.
Se questo telefono va bene, preparo la scheda SIM. Sì, va bene. Io amo il grigio. È proprio un colore rilassante. Dunque, scusi, qual è il suo nome? Kevin Bayraktari. Sì. Si scrive così? Sì. Lei scrive proprio bene. Dove abita? Piazza del Parco 7. Bene. Qual è il suo numero di telefono fisso? 7943-0258 è il numero di casa. E poi c'è il numero della mia fidanzata. Va bene, non serve. Però mi deve dare il suo codice fiscale e un documento valido, la carta d'identità o il passaporto. Ecco il mio passaporto. Così le do l'email, cioè il codice identificativo del telefono per bloccarlo in caso di smarrimento o furto. Qual è il numero del mio nuovo cellulare? Ecco, aspetti. È scritto qui. Allora, 387-90-65-741. Bene, bene. Allora prendo tutto ora, vero? Adesso vado da mia zia. A pranzo ci sono le fettuccine. Lei ama la cucina italiana. Sì, sì, signore. Ecco, può prendere tutto. Bene. E qual è la cassa? Lì in fondo al negozio. Arrivederci allora. Ah! Sa che lei è uguale alla mia amica Roberta? Beh, proprio uguale, no. Roberta è più alta. Signore, scusi, ma la cassa chiude. Certo, certo. Arrivederci. Ma quanto costano le telefonate a un chiacchierone così? Scusa, Khadija, cosa facciamo per cena domani alla festa? Riso con funghi, spezzatino e un po' di verdura. Che dici? È un buon menù? No. Io dico spaghetti con le cozze, pesce fritto e patate. Ma no! Ma sì, siamo 6 persone e cuciniamo il pesce. Ma no, io odio il pesce. Uffa, Khadija, io non sono d'accordo con te. Non sono mai d'accordo con te. Scusate, signore, buongiorno. Buongiorno. È pomeriggio. Buonasera. Sì, insomma, buonasera. Buongiorno. Beh, va bene, buongiorno. Conoscete via Garibaldi? Allora, in fondo alla strada c'è una piazza. In fondo alla strada c'è un mercato? Ma dov'è? Destra o sinistra? Destra! Sinistra! Ma allora, quella è una piazza, c'è una strada, a destra arriva lì! Dopo il mercato, gira a sinistra al chiosco di fiori. Scusate, ma dove devo andare? Lì! Lì? Ma insomma, Khadija! Ma insomma, Pauline! Via Garibaldi è lì! Via Garibaldi è lì. Scusate, l'autobus. Qual è l'autobus per via Garibaldi? Il 4. Il 19. Beh, in fondo possiamo fare strade diverse. Il bello tra amici è arrivare nello stesso posto. Buongiorno signora, posso dare qualche informazione? Beh, è la prima volta che entro in una palestra. Come si fa l'iscrizione? Ci sono abbonamenti mensili o annuali? Quale desidera? Non so. Io amo camminare nel parco, fare sport all'aria aperta, andare in bicicletta. Ma quest'anno piove sempre, come faccio? Voglio fare un po' di sport. Che cosa mi consiglia? Ci sono tanti corsi. Abbiamo Pilates, aerobica, step. Non so. Al chiuso. Ah, ma la palestra è spaziosa. Sono 5 diverse sale. 8 insegnanti specializzati. Sì, però al chiuso. La palestra è piena di luce, vede? Sì. Beh, proviamo. E quanto costa un abbonamento mensile? C'è una promozione, vede? 50 euro al mese per i primi 3 mesi. Ah, è un ottimo prezzo. Proviamo. Ecco il modulo, servono alcune informazioni. Come si chiama? Marzia Fante. Dov'è nata? A Rio de Janeiro. Ecco, qui deve scrivere la data di nascita. Ecco, poi? Dove abita? In Via Verdi 17.
Bene, e qual è il suo numero di telefono? 387-4592-137. Ha già un certificato medico? Sì. Bene. Ecco. Ecco. È iscritta. Può cominciare anche subito, signora Marzia. Vada pure alla cyclette. Ma io amo andare in bicicletta. All'aperto. Non so. È bello. Ma il mio parco. Ecco, ecco un attimo. Ah. Tutto per il cliente. Ma tu dove abiti? Dove abita? Queste due domande, dove abiti, dove abita, servono a chiedere l'indirizzo di una persona. L'indirizzo è dove una persona vive. Se qualcuno ci chiede dove abitiamo, a questa domanda rispondiamo abito in via Garibaldi 15 oppure in via Garibaldi 15. Dove abita? In via Verdi 17. L'indirizzo comprende il nome della via, del viale o della piazza, seguito da un numero. Nelle strade e nelle piazze, ogni portone di un palazzo, ogni negozio, ha un numero diverso. Si chiama numero civico. A proposito di numeri, sentiamone qualcuno. Ora devo spendere altri 5 euro per la foto. Ora sono 10 euro sprecati. Giù, per una foto, 15 euro! Ora sono 20 euro, capito? I numeri da 1 a 20 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I numeri ci servono anche se qualcuno ci chiede il numero di telefono. Senti, Su, qual è il tuo numero di telefono di casa? Ho solo il tuo cellulare. Allora, 82 46 971. Qual è il suo numero di telefono fisso? 7943 0258. Qual è il numero del mio nuovo cellulare? Ecco, aspetti. È scritto qui. Allora, 387-90-65-741. Ricordate bene una parola che avete appena sentito. Qual o quale? Si usa molto nelle domande. Qual è il tuo numero di telefono? Quale dolce vuoi? Qual è la tua città? Quale si può usare anche da solo, senza nomi. Quale vuoi? Per finire, ricordate anche queste quattro parole. Senti, scusa, senta, scusi. Quando vogliamo cominciare a parlare con una persona e a questa persona diamo del tu, diciamo senti oppure scusa. Senti, Su, qual è il tuo numero di telefono di casa? Scusa, Khadija, cosa facciamo per cena domani alla festa? Se invece a questa persona diamo del lei, diciamo senta oppure scusi. Buongiorno. Scusi? Scusi, signora? Senta, devo comprare un cellulare. Se le persone sono due o più di due, diciamo scusate. Scusate, signore, buongiorno. La piazza è uno spazio grande e aperto. Di solito è rotonda o quadrata. Una grande città ha molte piazze. Invece un paese, che è più piccolo, di solito ha soltanto una o due piazze. Nella piazza si incontrano le persone,
che si fermano a parlare fra loro. In una piazza importante ci sono sempre degli edifici pubblici, cioè edifici aperti a tutti. Per esempio, il Palazzo del Comune e la Chiesa. Le piazze italiane imitano le piazze dell'antichità, che erano il principale luogo di incontro. Nel corso della storia, le famiglie ricche e nobili hanno abbellito le piazze con statue, fontane e palazzi eleganti. E ancora oggi i turisti di tutto il mondo vengono a vedere Piazza della Signoria e Piazza della Repubblica a Firenze, Piazza del Campo a Siena, Piazza del Duomo a Milano, Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Navona e Piazza San Pietro a Roma, Piazza San Marco a Venezia e tante altre. L'Italia fa parte dell'Unione Europea, che comprende in tutto 27 Stati membri. I cittadini italiani sono quindi anche cittadini europei. Tra i paesi dell'Unione Europea non esistono le dogane e le frontiere, e nella maggior parte di essi si utilizza un'unica moneta, l'euro. Ogni 5 anni i cittadini di tutti i paesi dell'Unione eleggono i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Chi non è cittadino dei 27 Stati che fanno parte dell'Unione è chiamato straniero, per distinguerlo dal cittadino europeo. Ogni cittadino europeo può spostarsi liberamente e vivere nel territorio dei 27 Stati che fanno parte dell'Unione Europea. Allo stesso modo, nell'Unione Europea i capitali, cioè il denaro, le merci, cioè quello che si vende e che si compra, e i servizi, cioè treni, aerei e così via, possono circolare liberamente. Inoltre, i cittadini di ogni Stato dell'Unione possono votare ed essere eletti nel Parlamento europeo. Se un cittadino europeo si trova in una nazione dove il suo Stato di appartenenza non ha una rappresentanza diplomatica, può rivolgersi a un'ambasciata o a un consolato di qualsiasi altro Stato dell'Unione europea. Per gli stranieri, invece, l'ingresso e il soggiorno in Italia non sono liberi come per i cittadini europei. Infatti, lo straniero deve presentare alla frontiera italiana, oltre al passaporto o altro documento di viaggio equivalente, il visto che autorizza l'ingresso. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Per gli stranieri provenienti da alcuni stati, come ad esempio gli Stati Uniti, il Brasile, l'Argentina, l'Australia, non è richiesto il visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 3 mesi, per turismo, missione, affari, studio, invito e gara sportiva. Inoltre, lo straniero deve dimostrare di possedere adeguati mezzi finanziari, cioè di avere abbastanza soldi per vivere in Italia e avere un alloggio idoneo, cioè un posto dove abitare, un biglietto di ritorno nel proprio paese e un'assicurazione sanitaria. Per vivere in Italia per più di 3 mesi, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno, che può ottenere per vari motivi, come ad esempio per lavoro, studio o ricongiungimento familiare. È necessario presentare la richiesta entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno deve avere una motivazione identica a quella indicata nel visto d'ingresso.
Invece, lo straniero che viene in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 3 mesi non deve chiedere il permesso di soggiorno. Lo straniero che non rispetta le regole previste e si trova in Italia in maniera irregolare commette un reato e può essere espulso. Anche per avere la cittadinanza italiana ci sono delle differenze. I cittadini europei possono richiederla dopo 4 anni di residenza in Italia, mentre gli stranieri possono richiederla dopo 10 anni. Nell'unità di apprendimento 5 di Cantieri d'Italia abbiamo parlato di questi argomenti. Nella rubrica Per usare l'italiano, dare e chiedere dati personali, indirizzo e numero di telefono. L'avverbio dove. La parola interrogativa quale. I numeri da 1 a 20. Richiamare l'attenzione di qualcuno in modo formale e informale. Scusa, scusi, scusate. Nel vocabolario visivo la parola piazza. Nella rubrica Vivere in Italia, i cittadini europei e gli stranieri. Tutti i materiali di questa unità di apprendimento, i video e i testi stampabili delle rubriche sono anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it, insieme agli esercizi, agli approfondimenti e al nostro gioco. Piovede stamattina. E continua pure domani e dopodomani. Piovede stamattina. E perché? Semplice, perché io ho scritto la lippa. La lippa. Ma no, hai già fatto l'esame di teoria? Certo, era anche superato. Scusate, non mi sento il guanto. Perché si è bagnato adesso? Stop! Pronti? Azione! Questa non è scaduta, ma non è neanche aperta, signori. E l'Italia li... Rifacciamola, ragazzi. Ciao, mamma, grazie. Va bene. E poi l'aria del mare fa male i muri, le montagne russe, le vacanze. Montagne russe? Scusate. Cantieri d'Italia. L'italiano di base. Per costruire. Una nuova. Cittadinanza.